Cristina Ricci, mercoledì della famiglia Adams, com'è oggi? Ripercorriamo il successo di Cristina Ricci. Una bambina all'epoca diventata famosa nella famiglia Adams, oggi, nel 2017, è un'attrice di talento. Cristina Ricci è diventata famosa per aver interpretato il personaggio iconico della bambina mercoledì nella serie TV La famiglia Adams. Ma addentriamoci nella sua biografia. Biografia, età, altezza, peso, il figlio, il marito, i film, le serie TV, la sua carriera e tutto ciò che c'è da sapere sulla vita privata di Cristina Ricci. Cristina Ricci è nata nel febbraio 1980 a Santa Monica, California e è la più giovane dei quattro figli dell'ex modella Sara Murdoch e dell'avvocato Ralph Ricci. La sua carriera inizia molto presto. A 8 anni Cristina Ricci viene scoperta da un talent scout. In merito a questo, Cristina Ricci ha poi raccontato che, un'altra ragazza era stata scelta per interpretare un ruolo, ma lei andò a parlare con l'autore. Inizia con uno scippo la carriera di Cristina. Un caratterino niente male. Gli inizi della carriera di Cristina Ricci. Per Cristina Ricci la carriera da attrice tuttavia non inizia con il ruolo di mercoledì della famiglia Adams, ma bensì tempo prima. Un anno lavora nella pubblicità e nel 1990 esordisce sul grande schermo accanto a Kerry Winona Ryder, nel film Sirene. Solo in seguito interpreta la bambina triste mercoledì. Intanto nei periodi trascorsi fuori dal set frequenta l'esclusiva Professional Kids Show. Il successo di Cristina Ricci. La sua popolarità avviene anche con il film per adolescenti Casper, il fantasmino. Nel film dedicato al famoso fantasmino ha ancora un ruolo da adolescente. Le cose cambiano in Tempesta di ghiaccio, dove comincia a mettere in mostra le sue doti fisiche e un atteggiamento più maturo. Ma non è tutto. Ha girato film con Johnny Depp, recitato per Woody Allen in Anything Else, partecipato ad alcune serie TV come All'Inc. Belle e Grey's Anatomy, e fondato una casa di produzione. Una carriera intensa raggiunta in breve tempo grazie al suo talento di attrice. Qui troviamo alcuni film più importanti fino ad oggi 2017 di Cristina Ricci. Cristina Ricci in, Buffalo 66, The Opposite of Sex, Sleep You Love Love of All Love. Nel 1999 le viene assegnato il Golden Globe come miglior attrice in The Opposite of Sex, l'esatto contrario del sesso e il Satellite Award, e anche il Teen Choice Award. Cristina nel 2000 vince il Teen Choice Award miglior attrice per il film Il mistero di Sleep You Love. Nel 2002 altro Teen Choice Award sempre come migliore attrice protagonista nel film Pumpkin. Mentre nel 2004 arriva MTV Movie Awards nomination come miglior bacio nel film Monster. Riceve il premio Emmy nel 2006 come migliore attrice nella serie TV Grey's Anatomy. Mentre nel 2008 si aggiudica ancora il Teen Choice Award come miglior attrice nel film Speed Racer. 8 anni dopo, nel 2016,
si aggiudica lo Screen Actors Guild Awards come migliore attrice nella serie TV The Lizzie Borden Chronicles. La vita privata, e le critiche dei registi per la sua altezza e peso. Per quanto riguarda la vita privata, Cristina Ricci, dopo varie relazioni, nel febbraio 2013 ufficializza il fidanzamento con il fotografo James Erdegen, conosciuto nel 2011 sul set della serie TV Pan Am. La coppia si è sposata il 26 ottobre 2013 a Manhattan. L'anno successivo è diventata mamma. Cristina Ricci ha partorito un maschietto, Freddy, avuto col marito James Erdegen. Cristina Ricci, la sua altezza è 1,54 m, il peso è di 50 kg tondi tondi. Di certo non è molto alta, motivo per cui tanti registi le hanno detto che non era adatta a girare certe scene in quanto era troppo bassa. Ma lei, che ha un carattere piuttosto deciso, ha sfidato tutto e tutti e oggi nel 2017 è un'attrice affermata, mamma e moglie felice.